Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Ministro. Ci saremmo aspettati che l'incipit del suo intervento fosse contrassegnato da delle scuse nei confronti del popolo italiano, perché io voglio riconoscerlo e ricordarlo a tutti quanti. Noi siamo la prima nazione per mortalità al mondo. Noi siamo la terza nazione per letalità, con morti per letalità al mondo. Allora, Ministro, se non partiamo da questo, noi evidentemente non facciamo un servizio alla verità. Evidentemente noi partiamo da una visuale sbagliata che ci porta ad utilizzare misure sbagliate. Questo, Ministro, dobbiamo dire, così come noi ci saremmo aspettati che qui in aula venisse il Premier Conte. Perché in un momento così difficile per la nazione, in un momento in cui voi chiedete ulteriori restrizioni, l'allargamento dell'orizzonte delle restrizioni per gli italiani, qui vorremmo e avremmo voluto il Premier Conte che in un momento difficile politico per la nostra nazione venisse a rassicurare il Parlamento e il popolo italiano. Questo non è stato. E quindi non possiamo esprimere delle parole di felicità o di approvazione rispetto a ciò che lei aveva detto, perché secondo noi si sta continuando a inseguire l'errore strategico e fondamentale di non cavalcare la pandemia, ma di subirla. Noi, subito dopo l'estate, subito dopo una forte fase di restrizione che ha visto gli italiani chiusi in casa, abbiamo piegato la curva pandemica. Bene. Subito dopo tutto si è fermato. Nelle vostre intenzioni, Ministro, ci avevate detto che volevate attrezzare per maggio 3.500 nuovi posti di terapia intensiva. Ebbene, ad oggi ne sono state attrezzate meno della metà. Il bando è stato fatto e concluso il 12 di ottobre, mentre voi dicevate a maggio di volere 3.500 nuove terapie intensive. Questo che vi dico è uno dei tanti episodi, ne potrei citare altri che ci raccontano come noi abbiamo inseguito la pandemia, non l'abbiamo cavalcata, cosa che ci avrebbe portato evidentemente a ridurre quel numero di morti che ci portano ad essere in cima a quella classifica e ad aver superato paesi come il Brasile, l'Ungheria, l'America, paesi che voi citate in negativo. Prima di farlo dovreste leggere questi dati, se siete onesti intellettualmente. Ma rispetto a questo, noi non possiamo non ricordare che le misure, Ministro, sono semplici. Noi dovremmo, come dire, seguire le famose 3T, il testing, il tracciamento e poi la terapia. E questo lo dico perché pare allo Stato essere l'unica strada perseguibile e che porta risultati. Gli stessi risultati che ha portato in alcune delle nostre regioni, cito non a caso le Marche e l'Abruzzo, dove il testing di massa ha portato nell'ultimo periodo ad abbassare la curva dei contagiati. Si è fatta una cosa molto semplice. Il presidente Acquaroli, il presidente Marsiglio hanno preso intere comunità e le hanno testate. Hanno fatto uno screening di massa, da quello screening di massa sono emersi i malati, quegli stessi malati sono stati isolati. Semplicissimo. Ora mi chiedo perché ad oggi noi non intendiamo fare e non facciamo questo e releghiamo alcune regioni, non a caso, come dire, governate da esponenti di Fratelli d'Italia, non prendiamo questo esempio e non lo espandiamo a livello nazionale. Così come, Ministro, anche nel tema, diciamo, più generale economico. Io mi chiedo, ciò che è stato fatto seguendo i dettami, i consigli del CTS, peraltro lo voglio ricordare all'Aula, a me stesso, consigli che fino a qualche settimana fa erano preclusi a noi parlamentari. Bene, noi abbiamo letto le carte del CTS, non ci pare che nelle stesse vi fosse il consiglio di chiudere i ristoranti? Oggi apprendiamo che addirittura si vuole evitare l'asporto negli stessi ristoranti. Sembra un accanimento terapeutico nei confronti delle categorie produttive del nostro Paese. Allora, Ministro, ci aspetteremo anche in questo delle parole di chiarezza.
Mi fa piacere che lei mi sta smentendo, lo dirà, però anche questo, Ministro, è l'esempio di una cosa, che se le cose non si concordano con l'Aula, si creano dei fraintendimenti fra noi, quindi voi maggioranza, e noi, cioè fra quelle che dovrebbe essere una forza di opposizione e la maggioranza, perché l'unità per noi significa dapprima condividere le cose e poi comunicarle. Invece voi che fate? Venite in Aula, le comunicate e poi ci chiedete di condividerle. Cioè, e questo mi sembra allucinante in questo momento storico della nostra nazione. Ma, Ministro, io ritengo che tanto possa essere fatto anche con la collaborazione di questa opposizione, perché, lo dicevo prima, questa opposizione, dove è realtà di governo, porta risultati. Ora, noi ci auspichiamo di portare il nostro modello in tutta l'Italia, perché evidentemente questa destra sociale, popolare, nazionale ha una cultura di governo e lo sta dimostrando anche con i suoi giovani governatori. Però ritengo che anche in questo intervento politico, da Ministro della Sanità, qualche parola l'avrebbe dovuta spendere rispetto al fatto, per esempio, che oggi esistono altre patologie nella nostra nazione. Io voglio ricordare che, numeri alla mano, Nomisma, un centro di ricerca non certo vicino alla nostra area politica, ci dice che 1.400.000 test predittivi tumorali non sono stati svolti. Noi oggi, Ministro, ci troviamo di fronte all'orizzonte, e chi fa politica all'orizzonte lo dovrebbe vedere e percorrere, non subire, che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni avremo la conclamazione di tutta una serie di patologie che oggi non sono né predette e non sono né curate. Io penso a un tumore che purtroppo colpisce le donne, che è il tumore alla mammella, che oggi ha una percentuale di successo e quindi di guarigione dell'83%, cioè 100 donne alle quali viene diagnosticato il tumore, su 100 donne 83 lo superano agevolmente. Io cito un caso personale, purtroppo di questa patologia è stata affetta mia madre, probabilmente, anzi sicuramente, morirà di altro. Ma perché si riescono a, come dire, sconfiggere queste gravi patologie? Perché c'è l'indagine diagnostica. Oggi noi non stiamo diagnosticando 1.400.000 nostri concittadini potenzialmente malati di queste patologie e che potrebbero conclamarsi domani e avere un danno di carattere sanitario e di morte, che per noi evidentemente vale più di ogni altra cosa, ma soprattutto ed anche economico, perché avremo un carico di spesa sul sistema sanitario nazionale enorme. Allora, anche rispetto a questo, Ministro, esiste il coronavirus, ci sono i morti da coronavirus, in Italia le segnalo che muoiono ancora italiani per tutte le altre patologie, patologie metaboliche, patologie dell'apparato gastroenterico, tumori, c'è purtroppo tutto e la pandemia non ha bloccato queste patologie. Allora, anche in questo, Ministro, noi non vogliamo una politica che insegue gli eventi, noi vogliamo una politica che previene gli eventi. Allora, su questo fatto noi vorremmo un forte impegno della maggioranza che le rappresenta e del suo Ministero. Come anche nelle vaccinazioni, io le chiedo e condivido ciò che lei dice sul piano vaccinale, fa benissimo a dire all'Aula, perché quest'Aula noi immaginiamo abbia anche un eco al di fuori del palazzo nel popolo italiano, e quindi fa bene a dire che ci dobbiamo vaccinare tutti, che la vaccinazione è una conquista della medicina moderna, che morivano milioni di italiani per patologie quali il vaiolo, altri tipo di patologie di massa. Bene, però insieme a questo, in un'aula parlamentare, noi ci saremmo aspettati parole di chiarezza rispetto a quello che è il piano vaccinale e come vuole essere declinato fino in fondo. Perché io lo voglio ricordare a tutti. Bene, siamo felicissimi del fatto che qualche decino di migliaia di italiani abbia inoculato il vaccino. Ma noi parliamo dell'1% della nostra popolazione. Noi dobbiamo raggiungere il 70, l'80, il 90% dei vaccinati. Come intendiamo raggiungere questo obiettivo? Chi sono i soggetti che debbono essere interessati nel piano pandemico? Perché noi nello stesso piano abbiamo sentito parlare di primule
e abbiamo sentito parlare di quanto costano queste centropirimule. Si parla di quattrini pubblici che verranno sprecati in abbondanza, quando noi invece dobbiamo indirizzare il denaro pubblico rispetto a misure concrete, assunzioni, campagne di vaccinazione di massa, coinvolgimento, lo diceva prima, finalmente delle farmacie, ma noi ci chiediamo come verranno coinvolte queste farmacie, qual è il piano disciplinare, come noi raggiungiamo la profondità, la pancia profonda della nostra nazione, le comunità di montagna, le comunità isolate, le aree a scarsa presenza demografica. Come noi intendiamo farlo? Con le primule che costano 70, 80, 100 mila euro l'una, che non faranno bene agli italiani, che probabilmente faranno bene ad altri, a chi le venderà. Allora, anche rispetto a questo, Ministro, noi vorremmo innanzitutto che ci ascoltasse. Io capisco che poi ci sono altre cose e altre persone con cui parlare, ma rappresento in questo momento un gruppo parlamentare che cerca di mettersi a disposizione della sua nazione e meriterei quantomeno l'ascolto. Quantomeno l'ascolto, poi non pretendiamo di essere sentiti. Probabilmente se ci ascoltaste noi avremmo raggiunto risultati diversi. E quindi le dicevo anche capire. Deve concludere, Gian Mato. E concludo come noi arriviamo infine e nella pancia della nostra nazione. Presidente, ho perso qualche secondo per richiamare l'attenzione del Ministro rispetto alle mie parole, però mi taccio perché noi rispettiamo le regole e le osseguiamo fino in fondo. Grazie.